Ad un anno dalla visita pastorale in regione di Papa Bergoglio, l'area del campo sportivo Romagnoli del capoluogo è stata intitolata a suo nome. Isernia saluta Pietro da Morrone al secolo Celestino V, il pontefice eletto sul finire del 1200 nella basilica di Collemaggio all'Aquila. Anche in Molise sono partiti i saldi estivi nel comparto abbigliamento e calzature, sensibili promozioni per far ripartire l'economia. Nei secoli avanti Cristo Trivento è stata prima città sannita e dopo le guerre sociali municipio romano. Uno specifico progetto storico e turistico è stato presentato. Ben ritrovati gentili telespettatori, l'area del campo sportivo Romagnoli di Campobasso da oggi prende il nome di Papa Francesco, il pontefice argentino giunto in Molise esattamente un anno fa per una storica visita pastorale. L'iniziativa di intitolazione della struttura sportiva da parte dell'amministrazione a Palazzo San Giorgio ha avuto l'approvazione dell'arcivescovo Giancarlo Bregantini. A Isernia intanto ultimi giorni delle celebrazioni dell'anno giubilare. Nel tardo pomeriggio l'arrivo in cattedrale, lo scoprimento della lapide da parte del cardinale Marc Ouellet. Fine settimana bagnato dal sangue sulle strade della regione, un automobilista di Petrella Tifernina perde il controllo della sua Alfa 156 e si scontra con un fuoristrada che giunge dalla corsia opposta. Lo schianto è violento, l'Alfa finisce prima addosso ad un muro di contenimento e poi nella cunetta. La parte anteriore del mezzo è completamente devastata dal terribile impatto. Per Carlo Ruscito, 62 anni, non c'è più nulla da fare, muore probabilmente sul colpo. Inutile l'arrivo dei soccorritori da Campobasso. L'incidente mortale si è verificato ieri sera sulla provinciale che collega Petrella, Castellino e Montagano nelle vicinanze del convento. Per estrarre dalle lamiere l'ex dipendente dello stabilimento Fiat di Termoli occorre l'intervento dei vigili del fuoco dal capoluogo. L'esame autoptico sul corpo dell'uomo potrebbe chiarire cosa sia successo gli attimi precedenti il tragico impatto. La provinciale subisce forti rallentamenti per gli altri veicoli dirottati dalle forze dell'ordine su arterie alternative, prima del normale ripristino della viabilità locale. Pietro da Morrone lega da secoli le città del capoluogo Pentro con l'Aquila. Nella basilica di Collemaggio della città abruzzese fu eletto Papa il 5 agosto del 1294 con il nome di Celestino V. A Isernia si avviano a conclusione le celebrazioni per il santo. Vediamo il contributo. A proposito di cultura, le spoglie di San Pietro Celestino, il Santone, arrivano a Isernia. Beh certo, insomma, noi siamo, io poi che sono nel centro storico, parlo di Santone da sempre, insomma, no? Avendo vissuto nella parte bassa di Isernia e quindi avendo frequentato la parrocchia proprio di San Pietro Celestino. La venerazione da sempre verso questo santo che ci collega direttamente all'Abruzzo, insomma, alla vicina Aquila, a Sulmona. E noi ecco, potremmo pensare anche, ecco, se vogliamo poi parlare dei riflessi positivi che si possono vedere, insomma, in questa come dire, figura di santo, riflessi che possono avere benefici per l'economia, insomma, ecco, il turismo religioso, il collegamento con il vicino Abruzzo, ecco, si possono fare tante cose. Certamente che al di là di questi aspetti venali, ecco, noi accogliamo la salma di San Pietro Celestino con rispetto e venerazione da cittadini di Isernia che da sempre lo chiamano il Santone. Bloccare la realizzazione dell'8-0 della Isernia Castel di Sangro, appena 5 km di arteria stradale che avrebbero un costo esorbitante per la collettività pari ad oltre 140 milioni di euro. Il Comitato Omonimo e il Movimento 5 Stelle temono serie ripercussioni idrogeologiche anche alle sorgenti San Martino. Ad Isernia è iniziata la raccolta firme per fermare l'opera viaria. E a proposito di strade, i cittadini dell'area
area del Fortore tornano alla carica per segnalare alle autorità competenti il movimento franoso sulla statale 645 fondo Valle Tappino tra i comuni di Pietracatella e Monaciglioni, un tratto dissestato di circa 500 metri. Gli automobilisti chiedono all'ANAS maggiore attenzione su quel tratto quotidianamente attraversato da centinaia di veicoli in transito tra Campobasso e Foggia. L'estate è da poco iniziata, ma è già tempo di vendite promozionali nel campo dell'abbigliamento, calzature e accessori. Vediamo. Prende il via l'operazione commerciale più attesa, in un momento ancora complesso per l'economia nel Paese, dove si confida in un'azione complessiva che smuoverà denaro per circa 3,6 miliardi e si tradurrà, secondo la Confcommercio, in una spesa media a famiglia di circa 100 euro. Intanto, dopo anni di una crisi profonda e pesante, sembra si possa pensare in modo positivo attraverso un qualche aumento delle cifre destinate allo shopping con sconto per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed accessori. Aumentano anche le famiglie che si potranno permettere l'acquisto, infatti si passa dagli oltre 15 milioni del 2014 ai 16 milioni di quest'anno. Per i commercianti i saldi rappresentano comunque il 12% delle vendite totali. Confidano in un recupero di risorse necessario a sopravvivere, soprattutto dopo le tante tasse pagate nel mese di giugno. In Molise abbiamo più volte avvertito dei pericoli che si concretizzavano attraverso le tante chiusure degli esercizi commerciali, ma anche sottolineato come il settore sia stato poco considerato dalle istituzioni, che non hanno certo aiutato con leggi adeguate e necessari sostegni la possibilità di sviluppo e quindi la condizione di favorire il lavoro di tanti molisani che nel comparto del commercio troverebbero una serenità che manca del tutto nel panorama lavorativo dell'intero territorio regionale. Si chiuderà domani ad Isernia il corso di formazione su moda e impresa. I risultati dei 3 mesi di lezioni, gli obiettivi raggiunti e la sostenibilità futura dell'iniziativa tessile saranno illustrati sempre domattina alla Camera di Commercio di Corso Risorgimento. Seconda tappa oggi a Trivento del racconto del Molise, prima la visita nel centro storico del paese, a seguire la presentazione del progetto Terventum, municipio romano, una proposta di Anteas, CISL e Proloco per la valorizzazione turistica di alcuni luoghi più caratteristici del Molise. Ieri sera poi sempre a Trivento le celebrazioni ufficiali in onore di San Casto Martire. La diocesi ha celebrato San Casto, martire primo vescovo di Trivento. Ha presieduto la solenne celebrazione tenutasi nella cattedrale Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Intorno all'altare il vescovo Domenico Angelo Scotti, assieme ai sacerdoti della diocesi. Numerosi sindaci hanno preso parte alla cerimonia, autorità politiche e rappresentanti delle forze dell'ordine. Prima della liturgia è stato benedetto l'affresco della cupola realizzato in 9 mesi dal pittore fiorentino Claudio Sacchi, presente alla celebrazione, un'opera di particolare pregio artistico e dall'alto contenuto spirituale. Quasi 100 le figure disegnate dal maestro, tra le quali il Papa Francesco e il vescovo Scotti. La complessa, ma al tempo stesso immediata nel messaggio, rappresentazione, viene sorretta dai 4 evangelisti. Monsignor Galantino, durante l'omelia, ha rimarcato il concetto del martirio partendo dalla testimonianza sempre viva di San Casto. Un tema alquanto attuale, considerato che durante l'anno vengono assassinati 105.000 cristiani, uno ogni 5 minuti, come ha riferito lo stesso Monsignore, al quale abbiamo rivolto alcune domande. Ma trovo queste terre come trovo le mie, cioè terre che in questo momento particolare stanno subendo la fatica di vivere, la fatica di vivere delle famiglie soprattutto, la fatica di vivere di coloro i quali fanno fatica, hanno difficoltà proprio a progettare il loro futuro, ma alcuni che hanno difficoltà proprio a vivere il loro presente. Allora come Chiesa, come istituzioni non possiamo noi far finta che questo problema non esista. Io sto chiedendo tante volte al governo di
metterci un poco più di entusiasmo, un poco più di passione per difendere la famiglia, ma non soltanto come fatto, non come fatto ideologico, ma come famiglia, veramente come realtà che oggi sta portando il peso di questa congiuntura. E sto chiedendo anche al governo di rimettere al centro il tema del mezzogiorno, il tema delle realtà interne, queste piccole realtà interne che poi sono l'ossatura della nostra vita, per cui dobbiamo metterci ancora insieme per cercare di evitare che a farle da padroni siano le grandi realtà, i grandi numeri. Frattanto muore quello che è di meglio, cioè nel nostro paese, e sono i nostri paesi. Ma io non so, se sapessi cosa bisogna fare mi andrei a candidare al Parlamento. Io non so cosa bisogna fare, so però una cosa, che in tutta questa vicenda si stanno tenendo presenti tanti fattori, tante realtà. Spesso le persone non vengono tenute presenti, spesso i volti, le storie delle persone non vengono tenute presenti, per cui le soluzioni molto spesso sono soluzioni che vanno a vantaggio dei soliti e non tengono invece presente la sofferenza, la fatica di vivere di coloro i quali giorno per giorno hanno difficoltà a far quadrare il mezzogiorno con la sera. Quindi anche l'Europa, anche la nazione ha bisogno di avere uno sguardo un po' più centrato sulla realtà, sulle cose piccole, sulle persone. Sono reali. Area Matese propone domattina a Campobasso un incontro con gli organi di informazione sui temi della sicurezza scolastica. L'ingegner Nicola D'Ancona illustrerà il banco salvavita, un presidio a tutela degli alunni nelle aule scolastiche e non. I problemi dell'occupazione in fabbrica, l'emergenza sfratti e la pericolosa questione della crisi greca sono stati al centro dei lavori dell'Unione Sindacale di Base del Molise. Al nostro microfono il responsabile dell'USB, Paolo Leonardi. Il periodo non certo positivo li ha impegnati in una puntuale disamina dei problemi e delle emergenze, tra le quali le difficoltà del mondo del lavoro e il dramma degli sfratti, in una regione che è tra i primi posti in Italia per tale difficile realtà, ma anche la mancanza della rappresentanza, il rapporto conflittuale con le altre organizzazioni sindacali, le scelte nel paese e nell'Europa. C'è una crescita importante non solo dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista della qualità dell'intervento che mettiamo in campo. Credo che una delle novità che si sta vivendo qui in Molise è l'organizzazione della lotta per il diritto all'abitare attraverso l'associazione di inquilini e abitanti, che in questi giorni sta facendo una battaglia piuttosto importante contro le morosità incolpevoli, contro gli sfratti, che è una caratteristica nel nostro paese da quando la crisi è diventata così pesante. È diventato un elemento veramente molto importante, però anche la presenza importante nel pubblico impiego, le RSU del marzo scorso ci hanno consegnato una responsabilità importante anche qui in Molise con l'elezione di un numero consistente di RSU, siamo entrati alla Fiat di Termoli recentemente, insomma c'è una crescita importante. Il problema vero è che il movimento dei lavoratori oggi non ha coscienza di sé, non ha coscienza delle proprie forze, della propria capacità, disarmato da anni di complicità delle organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL, oggi non si rende conto di quanto invece può fare per cambiare la situazione. Io spero che per esempio l'esempio della Grecia sia un esempio importante. Se vincerà il no, come io mi auguro, anche se poi la condizione che vivranno i cittadini greci sarà comunque molto, molto difficile, ci sarà un segnale importante per questa Europa, che è un'Europa che non garantisce assolutamente sviluppo, non garantisce nulla ai cittadini e ai lavoratori, anzi ledendo quel principio della sovranità nazionale che per noi è molto, molto importante.
Sono molte le famiglie in difficoltà finanziarie nel Molise che non riescono a pagare gli affitti delle abitazioni e sono state destinatarie di sfratti. L'associazione Inquilini rinnova la richiesta di aiuto per le classi più bisognose. L'ultimo rapporto del Ministero degli Interni sugli sfratti in Italia ha dichiarato che in Molise nell'ultimo anno, dal 2013 al 2014, c'è stato un incremento di sfratti esecutivi dell'83,1%. Dietro questi numeri ci sono persone e dietro queste persone ci sono drammi quotidiani che si vivono per colpa di una crisi sociale economica. Noi crediamo che sia doveroso da parte delle istituzioni prendere atto di questo dato drammatico e far sì che si risolva una situazione che colpisce le classi sociali meno abbienti, quelle classi sociali che già hanno pagato il prezzo della crisi con licenziamenti, con ulteriore precarietà, con tagli ai servizi sociali. Crediamo che sia doveroso da parte della Regione intervenire immediatamente, a partire dal riprogrammare il bando per la morosità incolpevole e affinché si possa intervenire concretamente per una moratoria degli sfratti e possa far sì che tutti i cittadini colpiti da morosità non siano coloro che pagano il debito che altri hanno fatto in nome della speculazione, in nome degli interessi, in nome del profitto. È un dovere politico, un dovere civile e un dovere sociale. Noi siamo qui oggi a manifestare come Asia USB proprio per rivendicare che la casa è un diritto e non si può dar spazio alla speculazione e bisogna fare subito una politica che blocchi gli sfratti e rilanci l'edilizia pubblica residenziale. Gli approfondimenti sul paesaggio naturale e sulla gastronomia locale sono al centro degli interessi dell'Ateneo Molisano. Dal 25 al 29 agosto all'Expo di Milano sarà portata dall'Unimol la Summer School, creata d'intesa con l'Istituto Cervi in Emilia-Romagna. L'edizione di quest'anno sarà intitolata I paesaggi del cibo. Ancora per questa settimana parcheggi gratuiti nella nuova struttura di via Campania a Termoli. I posti complessivi sono 181 e resteranno accessibili fino alle 2 della notte. Speriamo che questa struttura funzioni perché finora era stata solo un luogo dove si facevano atti vandalici. Invece credo che debba diventare un luogo di fruizione collettiva e pubblica da parte degli utenti e quindi dei cittadini termolesi e dei turisti che vengono a Termoli per poter parcheggiare in una zona assolutamente centrale e adesso sicura perché è stata messa in sicurezza questo parcheggio. Abbiamo detto che entro il 30 giugno sarebbero finiti i lavori e così è stato. Speriamo ecco, che questa estate ci dimostri che sia i cittadini che i turisti apprezzino questa struttura perché potrebbe diventare per adesso, finché non costruiremo dei nuovi parcheggi, un punto nodale per la sosta della città. Ci sarà la cartellonistica luminosa sia per l'entrata da Termoli verso sud sia per l'entrata da Termoli verso nord che indicherà se il parcheggio è libero e quanti posti liberi ci sono. Questo per aiutare nello smistamento dei parcheggi nella città le persone che vengono da fuori. Conclusi nei tempi stabiliti i lavori per la riapertura del parcheggio multipiano di via Campania a Termoli. Ripristinata così una struttura che ha 181 posti auto, di cui 175 a pagamento e 6 destinate ai mezzi delle persone diversamente abili. Bel tempo in questa prima settimana di luglio sulla riviera adriatica, spiagge affollate di turisti sotto l'ombrellone, lunghe file anche ai porti di Termoli e Vasto per salpare in direzione delle isole Tremiti. Maggiore impegno in questi giorni per le forze dell'ordine, chiamate a svolgere il compito di controllo e vigilanza sulle strade e di prevenzione da possibili reati sui litorali, code traffico rallentato sulle fondovalli dalla sera. La memoria dell'ingegnere Antonio Litterio è stata ricordata a Pescopernataro per la intitolazione del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco. La cerimonia commemorativa è stata voluta dall'intera amministrazione comunale e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia.
L'esibizione della fanfara dei civici pompieri di Napoli ha accolto la cerimonia commemorativa che il comune di Pesco Pennataro ha voluto dedicare all'ingegnere Antonio Litterio, uno dei figli migliori del piccolo paese incastonato tra i monti dell'Altissimo Molise. La figura del professionista, scomparso per un infarto all'età di 65 anni, è stata ricordata dal moderatore dell'incontro, Adolfo Terreri. Laureata all'Università di Napoli in Ingegneria Civile, Litterio ha diretto i comandi dei Vigili del Fuoco di Foggia, Perugia e Ancona, capo ispettore della Protezione Civile, fino a raggiungere nel 1984 la carica di consigliere al Ministero dell'Agricoltura a Roma. Nel corso della cerimonia lo scambio di alcune targhe ricordo tra il sindaco di Pesco Pennataro, Pompilio Sciulli, il comandante dei Vigili del Fuoco di Isernia, Luigi Giudice, e Tolomeo e Barbara Litterio, figli del compianto ingegnere. Tra i banchi della sala consiliare non è sfuggita la presenza, emozionata ma silenziosa, dell'anziano fratello Mario. Allora, ingegnere Luigi Giudice, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, una manifestazione ricca di emozioni quest'oggi qui a Pesco Pennataro per l'intitolazione al gruppo sportivo da parte del cittadino ingegnere Litterio. Sì, una manifestazione commovente perché si va a commemorare una persona, l'ingegnere Antonio Litterio, che è stato per noi un punto di riferimento per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e con il sindaco abbiamo deciso di celebrare quello che è stata un'iniziativa invece del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, tra l'altro accompagnati anche dalla fanfara dei Vigili del Fuoco. Questa è la fanfara dei civici pompieri di Napoli che si è prestata per allietare l'occasione. Sì, per noi è molto commovente e devo ringraziare il sindaco e tutti i cittadini di Pesco Pennataro per questa bella cerimonia e il comandante dei Vigili del Fuoco per l'idea che ha avuto di intitolare il gruppo sportivo a papà. Papà aveva due grandi passioni, come ho già detto, una era quella dei Vigili del Fuoco e ci ha lavorato per tutta la sua vita professionale, e l'altra quella di Pesco Pennataro, e lui ogni volta che poteva veniva qui e cercava di fare qualcosa di bello per il suo paese. Un anno prima dell'improvviso decesso, nel 1985, Antonio Litterio ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale, come ricordato dal primo cittadino. Sì, nonché anche consigliere comunale nel 1985. L'ingegnere Antonio Litterio meritava questa giornata di festa dedicata a lui e alla sua famiglia perché, come ho detto anche nel saluto che ho fatto all'interno della sala consiliare, tanto ha dato a questo paese e tanto ha fatto. Quindi c'era questa occasione di dover inaugurare questo gruppo sportivo di Isernia ad un illustre personaggio, l'hanno deciso per Antonio Litterio, e noi ci siamo inseriti come comune nel voler partecipare alla grande festa. Due eventi nel pomeriggio di oggi sulla riviera adriatica molisana. Il primo alla Marina di Petacciato con una performance di teatro danza. Il secondo appuntamento, una passeggiata dai piedi del Castello Svevo alla scoperta dei trabucchi. Per la Biblioteca Provinciale Albino di Campobasso si studiano le soluzioni per dare un futuro certo. In essa è raccolta buona parte della storia delle radici del Molise. La Dante Alighieri è sempre molto sensibile a certi temi. Questa volta si parla del futuro della Biblioteca Albino, ma ci sarà un futuro poi? La Dante Alighieri naturalmente si occupa della cultura italiana, e quale luogo è quello dove si conserva e ci sono le tracce più vistose della cultura italiana? La biblioteca, tutte le biblioteche. Poi una biblioteca come questa, provinciale, che è stata il centro di studi, di ricerche, di attività di tutti noi, speriamo proprio vivamente che non si chiuda. Un appello a chi di dovere, ovviamente ai politici, agli esponenti praticamente di spicco della cultura, affinché questo grosso patrimonio non vada disperso. Noi ci siamo rivolti agli esponenti della cultura perché ci raccontino le loro ricerche effettuate in questa biblioteca e l'utilità che da queste ricerche hanno trovato, per dare testimonianza ulteriore, se ce ne fosse bisogno, del valore di questa biblioteca. Le autorità speriamo che assecondino questa nostra esigenza.
Oggi a Ripari Mosani è stata riportata in paese la statua della Madonna della Neve. Ad animare la celebrazione il gruppo folk di San Lazzaro proveniente da Modena. Con il ritorno della Madonna della Neve fino all'11 agosto entra nel vivo l'estate turistica e ricreativa nel paese, alle porte del capoluogo. L'ultimo passaggio sulla riforma della scuola italiana è atteso nella giornata di martedì a Montecitorio. Non sono mancate nelle ultime settimane le vibrate proteste delle organizzazioni sindacali su una legge che consegna troppi poteri al dirigente scolastico e molte risorse agli istituti privati. La notizia è che il mondo della scuola non si ferma e va avanti, nel segno di una contrarietà immensa e documentata a quel percorso che il Presidente del Consiglio Renzi e i suoi ministri hanno chiamato la buona scuola, una situazione che non convince i docenti e il personale scolastico, oltre gli studenti e perfino parte consistente dei loro genitori. Ritengono si faccia un passo decisivo verso lo smantellamento della scuola pubblica, favorendo la crescita esponenziale di quelle private, ma non solo, come spiegano dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza. Da parte delle concrete professionalità lavorative del pianeta scuola si pensa che tutto non è altro che un progetto di riforma antidemocratico, assolutamente da contrastare perché si pone fuori dal binario costituzionale su diversi aspetti, dalla chiamata diretta dei docenti al finanziamento delle scuole private, per non parlare, come affermano i sindacalisti, delle nuove deleghe in bianco concesse al governo. In piazza Montecitorio a Roma il 7 luglio, quando il decreto approvato qualche giorno fa dai senatori sarà posto alla discussione dei deputati. Dal mondo della scuola arrivano le rivendicazioni, come quella che chiama alla stabilizzazione del personale precario attraverso un piano pluriennale di assorbimento, ma anche l'avvio di regolari concorsi e soprattutto l'eliminazione della chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico. Petrella Tifernina celebra in questa domenica la festa di Sant'Antonio e del Sacro Cuore, in serata in piazza Umberto gastronomia locale, con il maiale allo spiedo e l'esibizione musicale di un gruppo folk abruzzese. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Cielo sereno velato oggi sul Molise per effetto di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale. Temperature comprese tra i 21 gradi di Campobasso fino alla massima di 32 su Isernia. Ventilazione settentrionale, quasi calmo il medio Adriatico. Stellato il cielo dalla sera. Domattina tornerà il sole su tutta la regione. Valori climatici in ulteriore aumento. I venti ruoteranno da nord-est. Oggi la chiusura a Termoli della kermesse sportiva estiva di beach tennis, una occasione di rilancio turistico della costa adriatica e nello specifico delle spiagge di Rio Vivo, per i vincitori 1000 euro di premi in denaro. Martedì 7 a Roma si svolgerà la presentazione della prima accademia dello sport paralimpico. Scopo primario è quello di garantire l'accesso al mondo della formazione e del lavoro, con particolare riguardo a chi si trova in condizioni di disabilità. Alla nuova accademia guardano con interesse anche molti atleti molisani. Ed era questa nostra ultima notizia. Grazie, buon fine settimana a tutti.